Salto. Io sono milanese, vengo da Milano. Sono arrivata per la prima volta a Bolzano nel 1999, fresca di accademia. Io mi sono diplomata all'Accademia dei Filodrammatici di Milano nel 97. Nel 99 ho fatto al Teatro Carcano di Milano un provino con Marco Bernardi, che stava cercando l'attrice giovane per la parte di Anna Page nelle Allegre Comari di Windsor, per lo spettacolo che avrebbe inaugurato come produzione dello Stabile il nuovo teatro comunale. Ho vinto il provino e sono approdata a Bolzano, città che non conoscevo. Da bambina ero venuta in vacanza in zona, quindi avevo fatto insomma qualche giretto, ma era una città nuova per me, che mi è piaciuta subito tantissimo, tantissimo. E in Alto Adige in realtà ho trovato un terreno anche molto fertile per la mia attività lavorativa, perché se all'inizio ho continuato a fare un po' di pendolarismo estremo anche con Milano, poi pian piano mi sono integrata anche nel contesto lavorativo locale e ho continuato a lavorare con il Teatro Stabile di Bolzano. E poi nel 2014 ho fatto il corso di alto perfezionamento in vocologia artistica dell'Università di Bologna, con sede di Ravenna, con il professor Franco Fussi. E lì sono entrata in contatto con la compagnia La Ribalta, Arte della Diversità, di Antonio Viganò e Paola Guerra. Ed è successo che, appunto, quando stavo frequentando il corso di alto perfezionamento, Antonio Viganò mi ha chiesto di fare del vocal coaching per i suoi attori speciali. E io ho detto, va bene, facciamo così. Io faccio del vocal coaching, ma voi diventate la mia tesi di master. E così è stato. Loa, 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 loa. Disponetevi nello spazio. Chi ha il suo monologo fa un pezzettino di monologo prima del secchio. Ascoltatevi l'un l'altro prima e dopo. Voi non volete capire. Voi non volete capire. Infatti la mia tesi di vocologia artistica si intitola Impronte dell'anima ed è stato uno studio di igiene vocale e diciamo potenziamento performativo vocale con gli attori diversamente abili della compagnia La Ribalta. Ed è stata un'esperienza bellissima che mi ha portato a vincere il premio come migliore tesi didattica nel corso di vocologia. È stata presentata al Convegno Internazionale della Voce Artistica nel 2014 e per me è stata una grande soddisfazione, che poi come un filo si è portata fino all'oggi, perché anni dopo, cioè 2 anni fa, Antonio Viganò mi ha chiesto di partecipare come attrice proprio allo spettacolo Impronte dell'anima. If I were to sleep, I could dream. If I were afraid, I could hide. Il 2023 per me è stato un anno molto ricco dal punto di vista, diciamo, letterario della scrittura, perché sono stati pubblicati 2 miei libri. Il primo è un libro intervista sui 50 anni di teatro di Marco Bernardi, che è stato per 35 anni direttore del Teatro Stabile di Bolzano, è un regista fecondissimo, che è stata anche la ragione per la quale sono arrivata a Bolzano la prima volta e che poi io ho sempre considerato un po' un mentore. Per me è sempre stato ed è un punto di riferimento grandissimo ed è stata una grandissima emozione entrare in tutti quei dettagli che non conoscevo della sua carriera, della sua vita artistica, del suo manifesto teatrale in qualche modo. E poi è uscito il mio primo libro di narrativa, che si intitola A perdere, un gioco senza amore, ed è un libro incentrato sul gioco d'azzardo patologico, ma visto dal punto di vista delle vittime collaterali,
del gioco d'azzardo, quindi i familiari del giocatore, con un focus particolare su tutto quel correlato di violenza economica e psicologica che molto spesso investe le donne, quindi mogli o compagne del giocatore. E poi dal libro, o diciamo parallelamente col libro, è stato tratto uno spettacolo teatrale che ho firmato come drammaturga a quattro mani con Francesco Niccolini. Io l'avevo scritto monologo e Francesco l'ha diviso a tre voci e poi ha fatto delle semplificazioni e dei tagli, che è stato presentato in anteprima al Teatro Cristallo e che verrà ripreso, speriamo, nella primavera del 2025. Spero che possa anche essere davvero un libro, uno strumento utile per tutti i familiari che si trovano in questa situazione e che hanno bisogno di farsi suonare un po' in testa dei campanelli di allarme. Il libro è tratto da storie vere che ho cucito insieme per rendere la narrazione. I punti di contatto delle storie sono enormi, ci sono delle sovrapposizioni grandissime in tutte le storie che ho raccolto. Ho studiato parecchio il problema, un'ampia documentazione, devo dire. Insomma, spero sia venuta fuori una bella cosa. Le donne, i cavalier, l'arme, gli amori. Progetti futuri, dovrei adesso iniziare con il doppiaggio di un nuovo film per Albolina Film, con la quale collaboro da qualche anno come direttrice di doppiaggio, con voci locali, perché qui abbiamo scoperto che in Alto Adige c'era un ottimo bacino di professionalità che erano sottoutilizzate. E abbiamo, diciamo, implementato un centro di doppiaggio professionale qui a Renon, tra l'altro. No, pazzesco, mi fa effetto, dai, sono diventata nonna. Però Giulia poteva anche dirmelo, stavolta mi sente. Ti sei sposata? L'Alto Adige per me, sì, ormai è diventato la mia prima casa. E la grandissima ricchezza che io vedo di questa terra è davvero la pluralità di lingue, la pluralità di espressioni culturali. Io mi sono sempre trovata molto bene anche con il mondo tedesco, anche col mondo artistico tedesco. E per me queste occasioni di vicinanza, di compenetrazione, di armonizzazione di diversi stili, diverse lingue, diverse culture, diverse sensibilità artistiche sono preziosissime e sono ancora un pochino sottostimate o sottoutilizzate.